Parcheggio Oasi nella zona industriale e viabilità sono i temi affrontati nella Commissione Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, alla presenza anche dei rappresentanti dell'associazione, oltre che all'assessore al ramo, un dibattito che ha toccato anche altri temi con la gestione anche dei parcheggi lungo la strada e la zona di Costa Morena, sulla pulizia e la tenuta nella gestione condivisa tra autorità portuali Asi e Comune di Brindisi. Che per la verità, ahimè, è venuto fuori non soltanto il problema per quanto riguarda il parcheggio, ma ci sono anche altri problemi che riguardano vuoi la cura del verde, vuoi la cura delle strade, vuoi la situazione dell'abbandono che ci sta per quanto riguarda. Allora sarebbe opportuno, come credo, che ci fosse un incontro tra l'amministrazione e l'ASI in modo tale da poter vedere a chi competono queste cose e nel caso se ci sono le condizioni di una collaborazione fra le parti per la soluzione di questi problemi. AVR utilizza, secondo il nostro parere, in modo abusivo un'area all'esterno su via Maiorana per far parcheggiare le macchine dei dipendenti quando potrebbe tranquillamente utilizzare l'area che ha preso in concessione, in affitto. È un'area molto vasta. E sistemarla e spostare quindi tutte le autovetture all'interno del capannone, in modo da liberare quella strada, che è una strada principale, una strada di accesso a Costa Morena e quindi che può essere utilizzata anche per la sosta dei tir in attesa per l'imbarco.